Ciao, io sono Giulia. Oggi andiamo a vedere come creare un semplicissimo sistema di moderazione delle parolacce. In pratica potremmo definire delle parole o delle frasi appunto bloccate, cioè che se un qualsiasi utente le scrive nel proprio messaggio, il messaggio verrà cancellato e il bot lo avviserà. Allora, è un sistema molto molto semplice in realtà da realizzare, poi vedrete, che però può essere integrato in moltissimi modi con molte funzioni nel vostro bot. Non ho altro da dire, quindi iniziamo subito. Allora, eccoci qua. Ecco qua il nostro codice. Iniziamo subito. Per prima cosa creiamo un evento messaggio e in questo modo possiamo verificare ad ogni messaggio che scrive un qualsiasi utente se è presente una parolaccia. Scriviamo quindi client on message create e qua dentro andremo a scrivere il nostro codice. Allora, prima di tutto andiamo a definire tutte le nostre parole bloccate, tutte le nostre parolacce, insomma. Creiamo appunto una variabile parolacce, magari parolacce, che sarà appunto un array di tutte le stringhe che vogliamo bloccare. Ovviamente io non andrò a scrivere delle parolacce vere e proprie perché non ho voglia di censurare tutto il video, quindi andrò a scrivere delle parole semplici e comuni, come ad esempio sedia, lampada. Ah, e ovviamente non è necessario che scriviate per forza una parola, potete anche scrivere una serie di parole o una frase, come ad esempio ciao, come va? Ok? Esempio, ovviamente potete mettere le parole che volete e quante ne volete, specialmente le separate da una virgola. Ok, quindi una volta fatto questo andiamo a controllare se nel messaggio è presente una di queste parole. Per farlo appunto dobbiamo passare singolarmente queste parole. Scriviamo quindi parolacce.for each parola uguale maggiore aperte graffe. In questo modo il codice che andremo a scrivere qua dentro si eseguirà per ogni parola presente nell'array parolacce. Semplicemente qui andiamo a scrivere se message.content, quindi il contenuto del messaggio, punto includes parola. Quindi se il contenuto del messaggio include la parola. Molto molto semplice. Nel caso la trovi, che cosa fa? Direi che per fare le cose un po' più carine possiamo creare una variabile trovata. Ok, che di default ha valore false, ma se viene trovata una qualsiasi parola all'interno del messaggio, questa variabile trovata diventa true. Ok? Ah, e ovviamente nel messaggio ci possono essere anche più parole bloccate o magari anche più della stessa parola. In questo caso, con questo sistema, il bot lo rileverà. Poi, qua, dopo il ciclo, quindi dopo aver controllato se il messaggio è presente una qualsiasi parola, diciamo se trovata, quindi se trovata uguale a true, quindi se è presente una qualsiasi parola bloccata all'interno del messaggio, allora direi che per prima cosa elimini il messaggio dell'utente, quindi message.delete, e in questo modo il messaggio non rimane all'interno della chat. E poi magari possiamo mandare anche un avviso all'utente. Direi che possiamo creare un bel embed, ok, molto semplice, e poi lo mandiamo nel canale appunto in cui è stato scritto il messaggio. Molto molto bene. E basta. Questo è un semplicissimo sistema di moderazione delle parolacce. È finito qua. Proviamolo subito. Salviamo. E abbiamo. Quindi, ad esempio, scriviamo ciao, io sono Giulio. E ovviamente questo messaggio non contiene nessuna parola bloccata, quindi il bot non scrive nulla. Se invece provo a scrivere ciao, io sono una sedia, ok? Quindi sedia è una parola bloccata. Il bot mi cancellerà il messaggio e mi invia il messaggio di avviso. Molto semplice e funziona. E basta, questo è tutto in realtà. Vediamo però come migliorarlo un po' questo sistema perché non è proprio il massimo, ecco, secondo me. Allora, prima cosa direi che possiamo aggiungere qua al messaggio del bot anche il messaggio che ha scritto l'utente, però con le parole bloccate e censurate. Così è un po' più carino. Per farlo è molto semplice. Allora, per prima cosa, qua nelle nostre variabili creiamo appunto una variabile, la chiamiamo magari testo, che avrà come valore message.content. Quindi testo sarà il contenuto del messaggio. E appunto sarà questo che andremo a stampare nel nostro messaggio. Qua magari nella descrizione. Ok, non è il massimo, ma ce lo facciamo andare bene. E così però il messaggio dell'utente verrà scritto anche con le parole bloccate. E non è che sia proprio un granché. Quindi come facciamo a censurarle appunto? Semplicemente qua. Quando abbiamo trovato se nel messaggio dell'utente è presente una qualsiasi parola, censuriamo quella parola. Quindi scriviamo testo
è uguale a testo.replace. La funzione replace ci permette di sostituire una parola o una parte di una stringa con un altro pezzo, con un altro valore. Ci chiede di inserire due parametri. Allora, prima di tutto la parola da sostituire, che nel nostro caso è appunto sempre parola, virgola, e come secondo parametro il valore che verrà sostituito. Io per esempio, per censurare tra virgolette, metto 3 asterischi, ok? Potete mettere quello che volete. Molto bene, e già così funzionerebbe. Però c'è un piccolo problema. Se per esempio il mio messaggio è ciao, io sono una sedia, allora funzionerà benissimo e sedia verrà censurato. Se invece il messaggio per esempio è sedia, ciao, sedia, ok? E quindi c'è due volte la stessa parola bloccata, la funzione replace sostituirà solo la prima parola. Vi chiederete perché? Perché sì, funziona così purtroppo. Come sistemiamo quindi? Anche qui non è troppo complesso. Qua al posto di parola cancelliamo e scriviamo eval, premo le tonde, con le virgolette strane che si fanno, vi ricordo, con alt 9 più 6, scriviamo slash slash g e tra i due slash inseriamo appunto la parola da sostituire. Nel nostro caso appunto parola. Semplicemente ora così verranno sostituiti tutte le parole, anche se ce ne sono più uguali. Basta, finito qua. Proviamolo subito. Salviamo e aggiorniamo. Per esempio appunto mandiamo il messaggio sedia ciao sedia. Quindi mi manda appunto il messaggio con le due parole sedia censurate. Molto bene. Posso per esempio anche scrivere ciao, come va? Io sono una sedia. Ho scritto male, però comunque ha censurato la prima parte perché appunto era una frase appunto bloccata. Molto bene, funziona. E per migliorare ancora di più questo sistema, io vi consiglio qua, appunto, dove verifichiamo se è stata trovata una parola, di magari fare qualcosa all'utente, che sia magari mutarlo per un tot di tempo, dargli un ruolo, togliere un ruolo e fargli qualcosa, insomma. E qua dentro, se volete, perché ovviamente non è obbligatorio, potete inserire tutto quello che volete. Ok, l'ultima cosa che vi vorrei far vedere è come magari fare in modo che i vostri moderatori non abbiano questo controllo, quindi che magari loro possano scrivere queste parole bloccate. Anche in questo caso farlo è molto molto semplice. Per esempio, io voglio che chi ha il ruolo admin non abbia questo controllo. Nel nostro codice quindi andiamo a scrivere, prima di tutto, così saltiamo sul codice, scriviamo se message.member.roles.cache.as e l'id del ruolo, che lo prendiamo col tasto destro, copia ID. Quindi se chi scrive il messaggio ha questo ruolo, allora return. Quindi basta, fermati, non andare più avanti. Infatti, come vedete, se adesso vado a scrivere diverse parole bloccate, il bot non mi dice niente, perché appunto io ho il ruolo admin. Se me lo tolgo, ovviamente, ora le mie parolacce verranno contate. Potete anche inserire magari più ruoli, quindi per esempio se ha questo ruolo oppure se ha un altro ruolo, ok? Potete inserire tutto quello che volete. Ok, basta, in realtà non c'è molto da dire. Creare un sistema come questo è molto molto semplice, come avete visto, e quindi vi consiglio di implementarlo nel vostro bot. Basta, non ho altro da dire. Ed ecco qua, finito. Ve l'avevo detto che era molto semplice. Niente, mi raccomando, scrivete un sacco di parole bloccate, non troppe, e niente, implementate anche questo sistema all'interno del vostro bot. E spero di essere stato chiaro. Nel caso fatemi qualsiasi tipo di domanda nei commenti, entrate nel mio server Discord che trovate in descrizione. E niente, io spero che questo video vi sia piaciuto. Io vi ricordo di mettere like, commentare e iscrivervi. Noi ci vediamo al prossimo video e ciao ciao.